Buongiorno a tutti da mia inizio parte. Eccomi tornato con un altro video come promesso l'altro giorno che sentivamo dopo la partita di Milan Sassuolo, che dire. Partire forse avevamo pure giocato bene, meritavamo forse qualcosa di più, ma che devo dire, dobbiamo essere più pericolosi, dobbiamo essere più cattivi in aria. Quelle occasioni che abbiamo avuto le dovevamo sfruttare al meglio. Sì, avevamo segnato con Teo Hernandez, gol giustamente annullato dal VAR per un colpo di mano di Gessi, ma il Milan di questo momento ora non deve migliorare magari il gioco, deve migliorare la pericolosità del gioco. Dobbiamo essere più cattivi e dobbiamo sfruttare al meglio quelle occasioni, poi bene c'è. La porta vuota dovrei segnare, capisco la distanza, ma là dovrei colpire, dovrei andare a cercare la porta. Hai sbagliato la lettura del gioco. Leao, io la partita comunque non l'ho vista tutta bene, ero fuori, ma lo stavo vedendo dal telefonino, quindi non l'ho visto attentamente. L'ho entrato, di quel che poco visto sembrava che andare bene, ha sbagliato un gol, ma pure un po' di sfortuna ho avuto, se ricordo bene. Quello che ho visto pure, ma alcuni dicono pure sfortunato. Ora si aspetta, se non sbaglio, la partita contro l'Atalanta domenica alle 12.30, un'altra partita molto dura, molto difficile, che dobbiamo andare a vincere. Proviamo a recuperare qualche punto importante, anche se sta andando magari pure bene, perché il Napoli aveva perso, se non sbaglio ha perso, se non mi ricordo si era perso pure la Roma, poi comunque mi sembra la Roma comunque ha vinto, no, mi sembra che non ha perso la Roma. Andiamo pure a controllare, che ha fatto la Roma, non mi ricordo se ha perso o ha vinto, ha vinto 3-1 contro lo Spal. Ricordavo che era passato pure il vantaggio. Poi, che dire, prendiamo pure oltre il Milan, la partita del Milan, ci sono stati altri sorteggi di Champions League, l'Atalanta che ha pescato il Valencia, la Juventus il Lione e il Napoli il Barcellona. Malissimo per il Napoli che ha pescato il Barcellona, bene sia per l'Atalanta che la Juventus. La Juventus è magari più abbordabile, la Juventus si passa dietro magari la Juventus. Il Napoli per me potrebbe passare, dipende pure come ci arriva in quel momento e come affronta quella partita. Per me può farcela l'Atalanta. Ora vado a controllare pure l'ordine della partita dell'Atalanta, se gioca in casa o fuori casa la prima. L'Atalanta quindi in teoria dovrebbe essere in casa l'Atalanta. Sì, dovrebbe essere in casa l'Atalanta. Poi dovrebbe essere fuori casa invece la Juventus è la prima. Quindi l'Atalanta la partita andata deve fare benissimo, deve fare una bella partita. Per quanto riguarda l'Inter, l'Inter che affronta il Ludo Cotores e la Roma lo Gent. Se non si vuole sia andata così. Bene pure per gli italiani in Europa League il sorteggio è andato. Non si possono lamentare, non si può lamentare magari il Napoli di Gattuso. Comunque il video finisce qui. Vi saluto, ci vediamo alla prossima. Speriamo di vederci per il pre-Milan
Napoli, vediamo quando può arrivare, se può arrivare, penso venerdì. Non bene male, forse Milan, speriamo in bene per Milan, per Atalanta Milan, se non sbaglio siamo a Bergamo. Ciao.